Ciao a tutti, io sono Vania e benvenuti in un nuovo video. Oggi volevo fare insieme a voi il basilico sott'olio. Allora, ho raccolto un po' di basilico che abbiamo piantato fuori in un vasetto e quindi, siccome sta per finire la stagione, ho trovato questo metodo per conservarlo e assaporarlo anche nei mesi più invernali in tantissimi diversi modi, per esempio, vabbè, ovviamente nella pasta piuttosto che nei secondi, nel pesce, avere sempre del buon basilico fresco e profumato. Allora, in questo caso io l'ho recuperato è basilico comunque che è stato piantato, quindi se voi non ne avete potete comunque comprare del basilico fresco anche al supermercato o dal fruttivendolo, comunque classici vasettini di basilico fresco e poi prepararlo. Allora adesso lo andiamo a lavare. Rieccoci qui. Allora, ci occorre un barattolino di vetro, preferibilmente, e un tappo. Allora, ecco qua le foglioline che abbiamo lavato insieme, pulito e selezionato. Comunque usato gran parte delle foglioline, anche quelle un pochettino macchiate come questa qui, perché alla fine è stato coltivato da noi, quindi ci può stare che abbia qualche imperfezione dovuta magari alla pioggia e a qualche, diciamo, siccome non ci abbiamo spruzzato sopra nulla, ci può stare. Quelle un po' più scure, ovviamente, o rovinate, non le andremo ad utilizzare. Allora, adesso con della carta lo andiamo a tamponare, ad asciugare. Ok. Quindi metterò uno Scottex sotto e uno sopra, in questo modo qui, per rimuovere l'eccesso d'acqua. Non schiacciamo tanto. Ok, giusto da togliere il grosso, anche se non sono perfettamente asciutte, non importa. Ecco qua l'olio. Io andrò ad aggiungere questo olio qui, recupera mio marito dal sud Italia. Questo proviene da, no, scherzavo, Caprino Veronese, quindi questo qui è della zona di Verona, però c'è scritto imbottigliato. Penso che la provenienza sia comunque delle olive del sud Italia. Allora, ve lo faccio vedere. È molto buono, molito. Ovviamente voi potete utilizzare il vino, l'olio che più preferite. Basta che sia un olio extravergine poi di oliva. Allora, iniziamo ad inserire le foglioline. Ok, poi inseriamo un po' di olio.
Bisognerebbe riempire l'intero vasetto, quindi ci va un bel po' di olio. Consideriamo però che non è olio che va ovviamente a male, va buttato, perché avremo comunque un olio aromatizzato, quindi andiamo semplicemente a dargli un sapore di basilico che sicuramente sarà gradito. Allora, se sentite questi versi di gatto, è Tobia, il nostro gatto, che gioca con Heidi, che è il cane. Giocano, non si fanno assolutamente male. È Heidi, che è una cucciola di quasi un anno, e quindi diciamo che è abbastanza energica. Opla, scusate, ma volevo cercare di inquadrare anche me, ma non riesco. Ok, ci siamo quasi. Allora, in questo caso io andrò a fare il vasetto pieno, ma ovviamente si può anche farne di meno, dipende proprio dalla quantità desiderata. Io ne faccio, cioè, per un po', quindi... Allora, l'olio andrà, comunque il basilico insieme all'olio andranno lasciati a riposo per almeno un paio di settimane, non diciamo sotto fonti di, vicino a fonti di calore, quindi in un luogo diciamo abbastanza fresco, che può essere una dispensa assolutamente, piuttosto che un armadietto in cucina. Non va assolutamente tenuto in frigo, quindi non va neanche, ovviamente il vasetto deve essere pulito, il coperchio possibilmente nuovo e chiuderlo bene, però essendo olio non va sterilizzato o tenuto al fresco, perché comunque l'olio serve proprio per conservare i prodotti. Ok, ci siamo quasi. Vado a coprire bene. Ok, poi volendo si possono aggiungere altri aromi come peperoncino piuttosto che origano o pepe. In questo caso io lo voglio fare solamente con il basilico. Ok, perfetto, apriamo il tappo, ok, e chiudiamo bene, voilà, ok, a posto, il nostro vasetto è pronto. Ok, lo lasciamo a riposo per un paio di settimane e poi potremo gustarcelo. Ok, niente, la nostra ricetta di oggi è terminata, ma ci vediamo presto. Ciao!